Salve a tutti, mi chiamo Cristina Carletti, sono uno dei referenti dello sportello Impresa 4.0, indetto dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma e lavoro come Technology Expert presso la Eurin Advisory. Il modello 4.0 permette di rispondere alle principali esigenze della moderna economia e quindi aumentare la competitività delle aziende sotto diversi punti di vista. In particolare permette di implementare strategie di client-centered, ovvero in cui si costruisce una customer experience, ovvero un legame diretto e continuo con il cliente, non solo come succedeva fino a qualche tempo fa nella fase di post vendita, ma a partire dalla scelta dell'utente. Quindi è importante per l'azienda attuare delle strategie che portino a fornire all'utente le informazioni più adeguate sul canale più adatto nel momento in cui vengono richiesti. In tutto questo il modello 4.0 offre gli strumenti e i vantaggi adeguati perché permette di avere un contatto con il cliente, di acquisire i dati per imparare le sue abitudini, capire le sue aspettative e quindi fornire il servizio, fornire le informazioni di cui ha bisogno nella scelta, a partire dalla scelta, nelle fasi di acquisto e nel post vendita. Oltre alle strategie di customer centered, i benefici più importanti dell'introduzione del modello 4.0 si riscontrano nell'aumento di flessibilità del processo produttivo, che è un elemento fondamentale in quanto permette di stare al passo con i rapidi cambiamenti del mercato, soprattutto di configurare quanto più possibile il prodotto rispetto alle esigenze e le richieste del cliente, senza che questo comporti tempi e costi eccessivi. Altro vantaggio dell'integrazione dell'introduzione al modello 4.0 è sicuramente nell'efficientamento dei processi. Efficientamento che vuol dire ottimizzare risorse e energie per la produzione senza penalizzare la qualità delle materie prime e la qualità del prodotto. Quindi efficientare il prodotto significa appunto capire dove sono gli scarti, cercare di identificare metodi per ridurre gli scarti, fare una manutenzione predittiva piuttosto che correttiva, usare metodi di stampa 3D per abbassare i costi e i tempi di sviluppo dei nuovi prodotti. Infine, un altro ambito importante in cui il modello 4.0 offre i principali benefici è nella servitizzazione del prodotto. Quindi è cosa nota che ora il valore aggiunto al prodotto non è tanto nel prodotto stesso quanto nei servizi che vengono offerti a suo corredo. Le tecnologie 4.0 permettono come dispositivi IoT con le strutture di comunicazione, con i sistemi software di appunto strutturare un prodotto in grado di offrire tutta una serie di servizi che sono riconosciuti effettivamente come valore aggiunto dal cliente. L'adozione di un modello 4.0 è sì indispensabile, ma altrettanto complesso. Ovviamente le difficoltà maggiori sono imputabili sia a fattori hard, che quindi sono relativi alla disponibilità di capitali da investire, quanto a fattori soft, quindi come il grado di istruzione medio del management. Introdurre ad esempio un magazzino verticale all'interno del processo produttivo non è sufficiente a ottenere i benefici di un modello 4.0. Può essere un buon punto di partenza, ma se io so quante materie entrano e quante materie escono dal magazzino verticale, ma poi non ho alcuna informazione su ciò che avviene a valle, quindi su come queste materie prime vengono utilizzate, se e dove si producono scarti e se posso diminuire questi scarti che vengono generati. Non so se la materia che ho dentro al magazzino mi permette di
essere fedele con dei tempi di consegna preventivati. È ovvio che i benefici dell'introduzione del magazzino verticale sono in gran parte vanificati. Quello che serve è un percorso di trasformazione, quindi che parta dalle reali esigenze ed obiettivi dell'azienda e che coinvolga, almeno a livello ideale, tutti i reparti aziendali, compresi i fornitori ed i clienti. Questo perché il modello 4.0 è tanto più efficace quanto più pervasivo è l'introduzione delle tecnologie, il monitoraggio della produzione, l'ottimizzazione delle materie prime e delle risorse. È ovvio che un percorso di trasformazione di questo tipo non può essere fatto in un solo colpo, ma il bello delle tecnologie digitali è proprio questo, che permette di sviluppare dei processi, dei progetti modulari e scalabili che possono essere implementati e integrati in fasi diverse, fasi che possono essere condotte in parallelo qualora l'obiettivo sia minimizzare i tempi di sviluppo e di messa in servizio, ma anche in fasi sequenziali, successive, e che quindi permettono di, ad esempio, di razionare gli investimenti che servono ad sviluppare e integrare queste tecnologie. Implementare il modello 4.0 è complesso. È complesso perché richiede competenze eterogenee di diverso tipo che investono sia personale interno che ovviamente personale esterno. Mettere a sistema competenze diverse, persone, personalità diverse, approcci e metodi di lavoro diversi, non è, per esperienza, è tutt'altro che semplice. Quindi occorre anche un nuovo tipo di consulenza, una consulenza 4.0, che faciliti questo dialogo, che crei questi rapporti fra chi chiede innovazione e chi fornisce innovazione. Si tratta di mettere a sistema delle conoscenze e di creare un vocabolario comune, di identificare obiettivi e percorsi condivisi che possano portare non solo al raggiungimento degli obiettivi, ma a una crescita reciproca di tutti gli attori. Mettere in relazione in maniera efficace chi chiede innovazione da chi fornisce innovazione è un compito appunto complesso. Lo strumento più efficace è l'open innovation. L'open innovation, che significa aprire le porte della conoscenza sia all'interno dell'azienda attraversando tutti i livelli gerarchici, ma anche e soprattutto oltrepassare i confini dell'azienda, quindi aprire le porte verso e da flussi di conoscenza esterni all'azienda stessa. All'interno dell'azienda si tratta di diffondere una cultura dell'innovazione che coinvolge non solo i livelli manageriali, ma riguarda anche i livelli più bassi, i cosiddetti colletti blu, quelli che hanno una conoscenza approfondita dei processi, che sanno rilevare problematiche e, perché no, sanno produrre idee che possono rilevarsi fondamentali nell'innovazione complessiva dell'azienda. Open innovation vuole appunto aprire le porte alla conoscenza verso l'esterno, perché oggi, oggi servono competenze variegate per implementare un efficace processo di trasformazione digitale, servono tecnologie diverse e competenze diverse, e oggi le competenze sono diffuse e pervasive all'esterno delle aziende, non si concentrano più solo nelle università e nei grandi centri di ricerca, ma appartengono anche alle start-up innovative, alle molte PME innovative e anche a altre aziende. Quindi
le conoscenze possono essere trovate in, sia in grandi centri di ricerca che nelle piccole start-up o nelle PMI innovative. E ognuno può contribuire a suo modo in un processo di innovazione dell'azienda. Ad esempio, un'impresa che vuole introdurre dei sistemi 4.0, modelli 4.0 nel proprio processo di innovazione può riferirsi forse in maniera più efficace alle start-up o alle PM innovative, perché sono più flessibili e hanno soluzioni più vicine alle realtà aziendali, ma può allo stesso tempo rivolgersi alle università per sviluppare un brevetto o per sviluppare nuove metodologie. La difficoltà è creare un flusso di informazioni e di conoscenze che sia effettivamente un beneficio per l'azienda. Non tutta l'innovazione che si trova all'esterno può creare valore all'interno dell'azienda. Serve dunque creare le connessioni giuste tra l'azienda e chi fornisce innovazione, e in questo fondamentale è il network, quindi una rete di relazioni che possano costruirsi al fine di far fluire conoscenza, di condividere esperienze e conoscenze per portare un'innovazione reciproca ed efficace.